Tre decorazioni bellissime con la gomma crepla. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video dedicato alle decorazioni di Natale. Tre decorazioni da appendere sull'albero di Natale, una più bella dell'altra. Prima di lasciarvi andare sul piano da lavoro, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con il mio nuovo libro, Il Grande Libro del Colore. Eccolo qua, un libro perfetto da mettere sotto l'albero di Natale, perché è un libro adatto a tutti che amplierà la vostra consapevolezza nel mondo del colore. Vi aspetto in tutte le librerie, su Amazon. Il link per comprarlo online ve li lascio qua sotto. Se non volete acquistare su Amazon, su qualsiasi ebook online, quindi Il Grande Libro del Colore aspetta di arrivare sotto il vostro albero di Natale. Naturalmente, se vorrete, in tutte le librerie vi aspetta anche Il Ricettario dell'Arte, che è il mio primo libro, quello con tutte le ricette per prepararvi da soli i materiali per le belle arti. Bene, basta chiacchierare, se vogliamo scambiare altre due paroline ci vediamo alla fine del video, ma adesso spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare. Ed ecco l'occorrente per le nostre bellissime decorazioni natalizie con la gomma Eva. Crepla, fommi, chiamatela come vi pare, è per giunta piena di glitter. Allora, del fommi glitterato, taglia balza, matita, una cannuccia rigorosamente in cartoncino o uno stecchetto da gelato, quello che preferite. Io preferisco la cannuccia, forbici, una fustellatrice che faccia delle palline, dei buchi insomma, più che delle palline, con la caldo e relativa pistola. E poi qualcosa per fare dei cerchietti, io ho diverse formine circolari da cui estrapolerò le mie varie forme tonde. In più ci servirà anche un righello e una base da taglio. Come prima cosa taglio un quadratino di fommi 5x5 e un rettangolino di fommi 1x5. Quindi con l'aiuto di un tappo o di un pennarello tagliamo anche tre forme tonde. E poi ritagliamo un rettangolo che sia 9 cm per 10 cm. Tagliamo sempre della stessa dimensione un rettangolino uguale a di un altro colore. Io userò il verde chiaro. E ora divido questi due rettangolini in 9 striscette da un centimetro. Di quella verde faccio anche un'altra strisciolina, sempre da un centimetro e sempre 10 centimetri, ma questa è una in più. Una volta fatte le striscette, mettiamole frontalmente a noi e guardate, io le metto qui e partendo dal centro creo un'angolazione così che le porti a mezzo centimetro del centimetro del secondo centimetro. Vi faccio vedere, voilà, così creo questo angolo. Quindi dal centro fino a qui stessa cosa anche con quelli verde chiaro. Adesso cominciamo a costruire. Prendiamo il nostro rettangolino e poniamolo qui. Quindi mettiamo un pochino di colla sul margine e appiccichiamo. Voilà. Questo così, state attenti a non bruciarvi ovviamente. Quindi chiudiamo e
incolliamo qua l'altro lembo. E tappiamo anche il lato superiore e il lato inferiore con i tappini che abbiamo creato. Adesso prendiamo i nostri pezzetti e piano piano adagiamoli uno accanto all'altro, appuntandoli con la colla a caldo. Quindi metto un punto di colla a caldo e adagio un punto di colla a caldo e poggio. Guardate, posso anche fare così: metto questi uno accanto all'altro, metto un punto di colla e appoggio, stando attenta a incrociare così gli andamenti, cioè al centro di ogni spazio faccio cadere quello precedente e lascio asciugare. Nel frattempo prendo un laccetto dorato, creo un nodino, prendo quella striscetta in più verde, metto un punto di colla e poggio il nodino proprio qui. Metto una striscia di colla su tutta la lunghezza, stando attenti a non bruciarvi perché la colla è incandescente, e comincio a creare roteando. Voilà. Un aggancio che tengo da parte. A questo punto prendiamo quello che abbiamo fatto fino ad ora e facciamo la seguente: chiudiamo qui al centro le varie striscette. Una, capovolgiamo e facciamo la stessa cosa anche da quest'altro lato. Un puntino di colla e metto qui un puntino di colla e aggancio qui e voilà! Adesso un puntino di colla qui e appiccichiamo qui e sulla parte sottostante mettiamo un altro tondino a rifinire e la prima decorazione in fommi è bella e pronta. Non è bellissima? Passiamo alla seconda. Allora, per questa decorazione ci occorreranno due cerchi più grandetti, vi dico il diametro, del diametro di 5 centimetri circa, due cerchi un po' più piccoli, li faremo del diametro di 4 centimetri e mezzo, e due cerchietti ancora più piccoli che farò pressando questo e ricavandomi la circonferenza interna così, e questo ha un diametro di 3 centimetri e mezzo. Ritagliamoli sempre col fommi dorato, ritaglio anche due stelline e poi sempre col fommi, io le ho di repertorio ragazzi, tagliatevi anche delle, con la fustellatrice, delle palline rosse. Adesso prendiamo la nostra cannuccia. Come prima cosa prendiamo i due dischi più grossi e uniamoli adagiandoli l'uno sull'altro, così.
Facciamo la stessa cosa con tutte le coppie. Prendiamo un po' di nastrino e creiamo sempre il nostro gancetto per attaccare. Prendiamo la nostra prima coppia, mettiamo un bel po' di colla qui al centro e poggiamo la nostra cannuccia così. Facciamo asciugare un attimo, pieghiamo su se stessa la cannuccia, mettiamo un po' di colla sulla cannuccia e pieghiamo il nostro disco su cui metteremo ancora della colla e pieghiamo. Prendiamo la seconda delle nostre coppie, mettiamo al centro la colla a caldo e appiccichiamo così e schiacciamo. Quindi, come prima, mettiamo colla a caldo e pieghiamo e facciamo appiccicare da una parte e dall'altra. Terza coppia di dischetti, anche qui colla a caldo. Adesso tagliamo la parte che esce della cannuccia, mettiamo un punto di colla a caldo così e infiliamo il nostro laccetto con il nodino. Prendiamo una stellina e mettiamola qui. Giriamo il nostro lavoro, facciamo in modo che i lacci prendano il centro della stellina, irroriamo di colla a caldo il tutto e adagiamo la seconda stellina facendole unire. Decoriamo il nostro alberello, quindi punto di colla a caldo e pallina. Elimino l'eccesso di bastoncino ed ecco qua un alberello carino carino per il nostro albero di Natale. Per l'ultima decorazione uso il fommi verde e il fommi rosso. Mi occorrerà poi sempre dell'accetto e per la decorazione mi avvarrò di alcune perline tipo queste qui dorate, penso che metterò. Bene, iniziamo subito. Come prima cosa ricaviamo 8 cerchietti di ogni colore. In più ricaviamoci anche dal fommi verde una striscia larga 1,5 cm e lunga un 12 cm circa, così. Ok, sempre dal fommi verde prendo anche un tondino più piccolo e voilà, ritagliamo tutti i cerchietti. Appiccichiamoli a due, adesso pieghiamo in due ogni coppia di dischetti, mettiamo della colla sulla curva sul laterale, pieghiamo la successiva così e accostiamola così e una sull'altra impiliamo tutte le nostre coppie e facciamo asciugare ben bene. Alla fine uniamo anche gli ultimi due, quindi metto la colla qua
lascio e faccio in modo che si agganciano anche gli ultimi due. Adesso su ogni verde al centro metto un punto di colla, prendo rosso e rosso e faccio così, pizzico e tengo unito finché non si asciuga completamente. Ok, metto un punto di colla sul verde, infilo le dita rosso e rosso e pizzico. L'unica accortezza che devo avere in questa fase è mettere la colla sempre alla stessa altezza. E voilà, quello che avremo sarà questo. Non è bellissimo? Tipo nido d'ape. Adesso prendiamo il nostro laccetto, facciamo sempre il nostro nodino in basso, pistola con la caldo e appiccichiamo il nostro nodino, anzi facciamo così, e chiudiamo su se stesso, quindi arrotoliamo, tutta la striscetta, colla a caldo sia sotto che un po' di lato e inseriamola nel foro centrale. Nella parte sottostante invece, per coprire il foro, colla a caldo e senza bruciarci, tappiamo. Voilà! Adesso dobbiamo guarnire questi punti, o degli strass o delle borchiette o anche delle paillette. In questo caso le borchiette, userò le borchiette, uso queste lisce che mi piacciono di più. Punto di colla a caldo, e metto su la borchietta. E voilà, anche questa decorazione è bella e pronta. Ora ditemi qual è la vostra preferita. Guardate, l'alberello, la pallina numero 1, la pallina numero 2. Insomma, fatemi sapere quale vi piace di più. Io quest'anno non so perché, ma ho in testa un Natale tutto verde. Mi è girata così. E lo dovrete sopportare, mi dispiace, ho un'ispirazione green, una più carina dell'altra, per adornare con semplicità e in maniera low cost il vostro alberello di Natale. Vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao! Io adoro questa e questa, ma anche questa ha il suo perché. Vediamo un po' come stanno sull'albero. Ci vediamo dopo le foto. Ciao! Ora, ditemi se non sono meravigliose, una più bella dell'altra. Ve l'ho detto, per me quest'anno il Natale va con il verde, ma voi declinatele nelle mille tonalità delle della vostra fantasia. Che ne pensate? Qual è la vostra preferita? Io sono molto indecisa, ognuno ha il suo perché, ma le mie preferite, diciamo che sono l'alberello per un albero giocoso e questa qui che ha un effetto pazzesco.
anche se la più complessa da fare è questa qua, nel senso la più articolata. Belle tutte, ditemi voi quale preferite e che colori combinerete assieme per fare le vostre decorazioni di Natale. Lasciatemelo scritto qui giù tra i commenti. Quindi non mi rimane che augurarvi una splendida preparazione al Natale. Vi ricordo che vi aspetto su tutti i miei social. Arte per te lo trovate su Facebook, su TikTok, su Instagram. Vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina che ho insieme a Gabriele. Vi aspetto, come vi dicevo, in libreria con il grande libro del colore e con il ricettario dell'arte. Insomma, vi aspetto e vi aspetto sempre qua, anzi, come dice quello, vi aspetto. No, no, qua la cultura si dà via davvero, mica così regalata comprandola. E allora vi aspetto per il prossimo video creativo, sempre qua su Arte per te. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao, comprate il grande libro del colore, è il regalo perfetto per Natale, meno di 20 euro, un regalo spaziale. Ciao!